A questo punto sembra che stia dicendo quasi chi me l'ha fatto fare. Questo che vedete in questo momento nella diretta è Shia LaBeouf. Ciao Arianna, facciamo la diretta della diretta di Shia LaBeouf che si sta addormentando disperatamente mentre sta andando avanti questa sua bizzarra iniziativa di vedere tutti i suoi film in ordine invertito, cioè partendo dall'ultimo andando a risalire. Ciao Don Gramazio, buonasera. Con il pubblico in sala che può entrare gratuitamente a vedere i suoi film. Non sappiamo a che punto sia in questo momento, diciamo che non sembra che si stia divertendo particolarmente, però ha deciso di fare questa cosa, starà 3 giorni. Perché Don Gramazio non si può mettere tanca a l'una di notte? L'abbiamo messo in tutte le posizioni, l'abbiamo messo di mattina, l'abbiamo messo in prima serata, l'abbiamo messo in seconda. Non possiamo mettere a quell'ora lì perché, insomma, ho capito, è un filmone, l'abbiamo messo in tutte le posizioni, veramente come quasi in un pornazzo. Ciao Sveva, buonasera. Dario, sì, non ero io quello, grazie per lo scambio, ma quello che vedevi era. Qua mi sono rifugiato in cucina perché in casa cioè, ci sono persone che stanno facendo altro e quindi devo lasciare libero. Quindi questo dietro è Shia LaBeouf, che in questo momento, da ieri ormai, da più di 24 ore, sta facendo una maratona al cinema di tutti. Ciao, ciao Antonella! Di tutti i suoi film, partendo dall'ultimo, andando indietro, col pubblico in sala che può entrare, e però anche una diretta web. Ha l'aria di rompersi parecchio le balle, si è addormentato, ogni tanto si alza e va a fare pipì, ma torna sempre. È uno strano esperimento, ma insomma, comunque lui lo sta facendo. Quindi chi lo vuole seguire, il sito è, anzi ve lo inquadro, eccolo qua, è New Hive. newhive.com/allmymovies, che è anche l'hashtag con cui ha twittato questa bizzarra iniziativa, e se volete fargli un po' di compagnia mentre lui, non voi, si vede tutta la sua filmografia, questo è il sito da visitare. Noi invece qui siamo sempre a parlare di Rai Movie. Adesso appunto sono in casa, sono in cucina, adesso vedrò di apparecchiare qualcosa per la cena, ma se l'è scelto lui, poverino, alla fine, quindi che dobbiamo fare? Contento lui, contenti si spera tutti, comunque di film divertenti ne ha fatti, quindi credo che la prima mezza giornata gli sia andata solo per fare Nymphomaniac, che da solo credo fosse qualcosa più di 5 ore. Cosa abbiamo noi invece? Rai Movie come sempre ha film di prima, seconda, terza serata, ma Tatanka fra l'altro mica è stasera, ma niente di che, avanzi, pensavo, guarda, c'ho qua queste, adesso faccio vedere le melanzane, vedrai come aumentano subito cuori e attenzione, in genere interessano molto più delle cose di cucina che quando parlo di cinema, c'ho delle melanzane già fatte a pezzi, le farò saltare un po' al funghetto, come si dice. Prima serata, stasera alle 21:20 c'è un film che non è la prima volta che trasmettiamo su Rai Movie, The Queen. Non tutti sanno che The Queen è parte di una trilogia. Non è vero che si è bloccato, è forse un po' zombo. No, adesso sono nel wifi di casa, quindi dovrebbe essere molto migliore di quello dell'ufficio, spero. Fa parte di una trilogia, il cui primo frammento non è mai uscito in Italia, era girato direttamente per la televisione dallo stesso Stephen Frears, si chiama The Deal. Si chiama The Deal e già parlava di Tony Blair. È una trilogia scritta da Peter Morgan e diretta, per i primi due numeri, per i primi due episodi, da Stephen Frears. Il secondo, The Queen, non è stato girato per la televisione, bensì per il cinema. Ah, è Sydney. Ah, ma sei quel Carletto? Sei il Carletto che conosco? Sei il Carletto, nostro amico di Farmville, di altro? Che tu sia quello? Hi, hi, Sydney. Qui lì siamo in Italia, insomma, vabbè, chiusi in una cucina. Il secondo appunto di Stephen Frears, interpretato da Helen Mirren, che ci ha acchiappato l'Oscar, è stato presentato in concorso al Festival di Venezia. E poi ce n'è un terzo per chi lo volesse cercare perché magari gli piace The Queen stasera. In italiano si chiama I due presidenti e prosegue la storia della presidenza di Tony Blair, raccontando il suo rapporto particolare, no, in senso lavoro a un canale che si chiama Rai Movie, Carletto, che è sul canale 24 del digitale terrestre, sul canale 14 di TV Sat. Dall'Australia non so se si possa vedere, se sei un po' smanettone e riesci a fare uno spoof dell'IP, forse riesci a vedere i nostri programmi. Il sito è raimovie.rai.it. Tu prova un po' se riesci con qualche software che impedisca di far vedere che ti colleghi dall'Australia, puoi vederlo. Ciao Mari Cazzi, buona serata. Hi. Il terzo film, dicevo, si chiama
I due presidenti, The Special Relationship, guarda, sono veramente fortunato, Don Gramazio. Non è sempre rose e fiori, però veramente non mi posso lamentare, no? Quella è veramente. So di essere un privilegiato. Mi pagano poco, però mi pagano, e quindi insomma, campare facendo una delle cose che mi piace di più, insomma, è davvero un bel regalo. Il film di stasera, racconta la crisi della regina soprattutto, ma del suo rapporto anche con Tony Blair, per l'appunto, che è interpretato, come negli altri due film della trilogia, da Michael Sheen, attore di talento molto versatile. Solo oggi ho scoperto che è uno dei protagonisti anche della saga di Twilight, tanto per dire, ma che ha interpretato, sempre scritto da Peter Morgan, anche Frost Nixon, il duello. Ciao Davide, buonasera. Oggi me la sono presa comoda. No, la cucina è bella, è piccolina però, guarda, faccio un giro, ma è veramente piccola. E che in questo armadio qua dietro, che abbiamo trovato riciclato, ci sta un sacco di roba. Che stavo dicendo? Allora, il problema, la crisi della. È molto bello, la crisi della regina Elisabetta quando è arrivata la notizia della morte di Lady Diana, che comunque non era una nuora che fosse particolarmente amata dalla famiglia. Voi dove eravate quando è arrivata la notizia? Io ricordo che la notizia della morte di Lady Diana l'ho avuta in Canada. Ero a Toronto, stavo lavorando a gratis, spesso e volentieri mi capita di lavorare a gratis per fare le cose che mi piacciono. Stavo facendo l'assistente, tipo il quinto assistente alla regia su un film di John Landis che si chiama The Stupids, che trasmetteremo, mi pare che sia l'anno del film, penserei 2010. In vacanza in Sicilia, Sveva, tu Dario dove? Domenica mattina facevo colazione. Era una domenica, sì. Io stavo a una fermata dell'auto, me lo disse una vecchietta. Era in una pausa di lavorazione del film The Stupids che faremo nel periodo natalizio. E niente, mi ricordo che erano, cioè, poi ovviamente non si parlava d'altro. Poi non so se il giorno prima o il giorno dopo era morta pure Madre Teresa di Calcutta, per cui poi alla fine era tutto un paragonare le due figure. Oggi ci si ricorda più di Lady Diana che di Madre Teresa. Vediamo un po' che anno è, perché credo che sia del. Ah, guarda Davide, indovina io dove ero l'11 settembre? Prova a dire dove ero. Tanto io cerco la data di The Queen, secondo me è 2010, ma forse anche 2009, adesso vediamo. Lo sentì alla radio. Io ero a New York. Era a New York perché. Eccolo qua, The Queen. 2000, addirittura 2006. 2006. Roma Fiction, sì? Sì, quella è stata. Beh, insomma, ovviamente tutti ricordano l'11 settembre. New York, sì, ero a Manhattan per la precisione, ero abbastanza lontano da quello che sarebbe stato Ground Zero, ero tipo un centinaio di isolati a nord a casa di una cugina. E per me era mattina e stavo per uscire. L'idea è andare a vedere il panorama dal World Trade Center, pensate. Ma mi sono alzato con calma, ero in vacanza e squilla il telefono ed è un'amica di mia cugina che era già fuori a lavorare perché sono state le 9, le 10 del mattino, penso. Sì, Carletto, ma guarda, più paura per gli altri perché lì arriva sta telefonata e dice: Ah, stanno bombardando New York. E io sono, dico, ma no, no, non mi pare proprio. Ah, come no, affacciati la finestra. Sì, ero lì, ero lì. Ero lì, tanto che poi non sono più riuscito a tornare per un sacco di giorni, perché avevo bloccato tutti gli aeroporti. Per cui, sì, no, è stata una cosa abbastanza interessante. Però non faceva paura, non faceva terrore, era irreale, non ci credevi, non, cioè vedevi, io, era la prima volta che andavo a New York, pensate un po', per cui, insomma, sì, è stata una cosa abbastanza. Un bel battesimo del fuoco. Però, se non eri proprio lì nel luogo dove sono successi i casini, c'era soltanto questa atmosfera sospesa, di attesa, di surreale, sì, veramente una cosa decisamente surreale. Adesso stiamo veramente divagando, siamo partiti da Lady Diana e a questo punto. Sì, ma guarda, all'inizio Rogariti, aspetta, non so se Rosaria mi sembra, Rosita, ciao. All'inizio c'era un po' più di paura perché diciamo, hanno cominciato, sono stati tre aerei che sono caduti, mo che cosa succede? Ma Rob 80, che se, Roberto Maselli, sì, che è un po' che non ci vedevamo, ciao, bentornato. Che altro succede? Ne arrivano altri, poi quando è passata mezza giornata si è visto che più o meno le cose si erano fermate, insomma alla fine, spero di sì, spero che non sia troppo, troppo noioso questa divagazione.
Ah, qua mi si sta spegnendo. Ecco, Shia LaBeouf sta consumando tutta la batteria del mio povero Mac. Comunque lui è ancora lì che sta vedendo i suoi film. Noi siamo ancora qui molto indietro perché ho detto soltanto di The Queen. Allora, cerco di tornare a bomba. Non volevo fare giochi di parole. Chiudo Shia LaBeouf. Il film di seconda serata, ma in realtà non è assolutamente bello come The Queen, è un film di serial killer, ma forse sì, solo che mi sembra sempre una cosa un po' autoincensatoria, no? Per non parlare di Ray Movie, alla fine diventa divertente. Eh sì, ma cioè alla fine se uno si mette a parlare di sé, boh, che faccio? Cioè, che vi importa a voi di me? Non ve ne frega niente, io sono lì per parlare di cinema, cerco di condividere qualcosa di quello che so. Sì, qua era, non so che ora fosse, là era mattina presto, cioè quando il secondo aereo l'ho visto in televisione, saranno state le 10, 10 e mezza del mattino, così a memoria, insomma. Comunque, film di seconda serata, Anamorph, i ritratti del serial killer. Ah, di cinema certo, di quello mi inviti a nozze, Cencinella. Allora, ci torniamo su, grazie, grazie dell'incoraggiamento. Rosita, Lidia Schillaci sono il suo fan numero uno, beh, insomma, uno dei tanti fan numero uno, no? Li adoro, ogni volta che posso li vedo, ti mette di buon umore, ha questo sorriso spettacolare, questa voce meravigliosa. Un paio di volte ha anche fatto le dirette qui sotto casa, non mi è mai riuscito di andare a incrociarlo. Ho incontrato Base, ma non ho mai incontrato Lidia. Però mi piacerebbe molto una volta riuscire a fare un periscope di lei che fa i suoi periscope, perché sono veramente, veramente carini. Anamorph, ritratti del serial killer perché? Allora, Anamorph è una parola che usiamo molto spesso noi in redazione. Ti seguo, aspetta Rogariti, vediamo un po', visualizza profilo, ma non mi puoi scrivere in DM su Periscope, ti vengo a cercare, guarda, finita questa diretta ti vengo a cercare su Twitter, così ti seguo lì, almeno ci possiamo scrivere. Fantastico, molto benissimo, ma perché tu sei in contatto con Lidia? Allora falle tutti i complimenti, vabbè, gliel'ho fatto in diretta per iscritto, ma sì, molto volentieri, apprezzo molto, la segnalo sempre come uno dei Periscope più piacevoli. Il bello è che sa cantare. Io seguo quelli che sanno cantare, che sanno suonare, c'è per esempio Alida che ogni tanto vedo che suona pianoforte, c'è Mr. Grand che suona dalla Svezia, al di là del tratto di mare che separa Elsinore da Lidia Schillaci, Gila 1999, è una cantante siciliana, una vocalist. Ecco, segui su Twitter Rogariti e saprai tutto, oppure segui direttamente Lidia Schillaci. È una cantante che fa dei periscope itineranti cantando in giro per. Ah, Operazione, vedi, io che non vedo la televisione se non per i film, non sapevo di Operazione Trionfo. Va in giro per la città, per le città, va in giro per l'Italia, canta, improvvisa e sorride in un modo molto disarmante, no? Vale la pena di seguirlo, è uno di quei canali periscope che non bisognerebbe perdere. Dicevo di Anamorph. Anche Piazza Navona, è stata Piazza Navona, è stata al Pantheon. Sì, la settimana scorsa era a Roma, io ho rosicato perché l'ho scoperto dopo nei replay, come al solito. Vabbè. Dicevo di Anamorph, cos'è l'anamorfizzazione? Allora, quando, ecco, vedete che noi stiamo trasmettendo, vediamo un po' se riesco a spiegarvelo in modo. Ok, allora. Vedete la forma di questo mobile alle mie spalle? È rettangolare, più o meno equivalente a quella di questo schermo, d'accordo? Adesso, se io l'inquadro così, la forma diventa diversa. Vedete che sembra più schiacciata. Lo stiamo comunque vedendo per intero, però occupa soltanto una parte dello schermo. Perché inquadrandolo da questa angolazione ve lo faccio vedere in prospettiva. Se questa cosa la faccio su un'immagine bidimensionale, la schiaccio, la anamorfizzo e poi la posso disanamorfizzare proiettandola con una certa lente, la lente anamorfica per l'appunto. Questo sistema si utilizzava soprattutto per il cinemascopo, per alcuni formati panoramici, perché il formato della pellicola era sempre quadrato, quindi così e così. Diciamo che il formato di una pellicola cinematografica è questo, più o meno. Come fare a farci stare un'immagine rettangolare? Con la lente anamorfica che comprime l'immagine, la schiaccia in modo da farla entrare nel quadrato, poi in fase di proiezione si mette la lente che disanamorfizza questa immagine e sullo schermo si rivede di nuovo il formato rettangolare che è quello che ci dà il senso del panoramico.
Tutto questo per spiegare che questo Anamorph di stasera è un film su un serial killer che si pone questi problemi di estetica. Compone con i corpi delle sue vittime opere d'arte e appunto ragiona anche sui termini dell'effetto ottico, dell'illusione ottica, di come a seconda del modo in cui tu vedi i pezzi, diciamo, delle sue opere che sono appunto composte di corpi delle sue vittime. Ma quante ne sto arrivando? Ah, sto arrivando al famoso sa che il Mac trasforma, trasforma, mi sto arrivando, un classico, insomma. Allora, tutto questo per spiegare il titolo di questo film. Sì, poi c'è ancora un'altra cosa divertentissima, Matilde. In Italia, negli anni 60-70, si era trovato il modo di fare un formato panoramico, in un altro modo, più economico. Anche in pittura, no, ma infatti è proprio per questo che è il titolo di questo film. Ma quello ne parliamo un'altra volta. Ricordami di spiegarti come funziona il Techniscope, Matilde, se no veramente stasera non ne usciamo vivi. Ma Rosita, è proprio per questo che il film di stasera, che racconta la lotta di due detective interpretati da Scott Speedman e a Willem Dafoe contro un misterioso assassino che appunto utilizza le sue vittime per fare delle opere. Sì, posso dire, non l'ho visto, non vi dico che è bello, non vi dico che è bello. So che è andato bene su Rai 4 e questo è il primo passaggio su Rai Movie, però non garantisco, mentre garantisco ovviamente su The Queen, ma su quello non avete bisogno di garanzie perché lo conoscete bene. Bo The Queen è assolutamente bollino verde, lo puoi vedere con chi ti pare, con la tua bimba, con il tuo gatto, con anche le persone più impressionabili. Quanti anni ha la tua bimba? Adesso poi non vorrei, semmai si annoia, ecco, potrebbe annoiarsi, potrebbe non cogliere i riferimenti storici, però è un film sulla difficoltà emotiva di una donna in vista come la regina Elisabetta, che ha un modo di interagire, si fa per dire, con i suoi sudditi in modo 4 anni. Sì, non c'è niente di impressionante. Tutt'al più vedrai un po' di facce rattristate. Ecco, perché ovviamente quando arriva la notizia della morte di Diana, insomma, c'è molta espressione di dolore, però non c'è nessuna scena che sia impressionante, no? Allora, ti piacerà. Terzo film, dopo. Ciao Beppe, buona serata. Oggi ti ho ritwittato una delle tue. O ieri, adesso non mi ricordo più. La vignetta dell'orologio che segna l'ora giusta 2 volte al giorno. Però bisogna chiedere un'ora giusta. Che sembra una battuta, ma è molto più profonda di quello che sembra a prima vista. Seguite Beppe perché fa delle vignette molto carine. Su Twitter lo trovate. Su Periscope, non credo che tu abbia mai fatto delle dirette. Era quella di oggi, sì, allora l'ho ritwittata stamattina. Se lo seguite su Twitter, beccate sempre le sue vignette non appena le pubblica. Terza serata, dopo Anamorph, i ritratti del serial killer, che sarà intorno alle 11:10, credo, qualcosa del genere. Il terzo film è l'ultimo passaggio, ecco, ma infatti, sì. Qualche volta, ecco, tra gli altri periscope di persone talentose che fanno vedere quello che sanno fare, che io invidio ovviamente, perché l'unica cosa che so fare è parlare di cinema, oltre ai musicisti seguo anche alcuni disegnatori. C'è un inchiostratore inglese che ogni tanto lo vedi che inchiostra i suoi disegni di supereroi. Poi c'era un altro di recente che stava disegnando Batman e che anche lì si filmava la sua mano mentre inchiostrava. Sarebbe bello vederti disegnare qualche volta. Vabbè, insomma, la butto lì. Terza serata, terzo e ultimo passaggio del Siciliano. Siciliano è un film di Michael Cimino. Già l'ho detto che non è il miglior film di Michael Cimino, ma è anche il peggiore, e non è neanche il peggiore. Anche un film non dei migliori di Michael Cimino, è migliore di tanti film di registi più mediocri. È comunque un regista sempre alla ricerca di un'estetica molto marcata, molto interessante. Il film è dedicato alla figura storica di Salvatore Giuliano. Raccontati in modo molto poco storico, molto irrispettoso della storia, sicuramente lontano anni luce dal Salvatore Giuliano di Francesco Rosi, che è un classico del cinema italiano. Questo è tratto da un romanzo di Mario Puzo che in qualche modo ambiva a far rientrare la storia vera del bandito Giuliano
nella saga del Padrino. Se leggete il libro, che io ho solo sfogliato, uno dei protagonisti del libro è Michael Corleone, cioè quello che nella saga del Padrino era interpretato da Al Pacino e che viene incaricato da Don Corleone, Don Vito, quello che nel film era Marlon Brando, di assicurare l'incolumità di Salvatore Giuliano per questioni di interesse politico e non solo, ovviamente anche economico, della mafia americana nei suoi confronti. Per cui si perdono in questa versione di Cimino, questi riferimenti fittizi alla famiglia Corleone, però l'obiettivo è tutt'altro che storico, dicevamo. L'obiettivo di Cimino è raccontare il mito, raccontarlo quasi in chiave di fiaba. Addirittura il musical sarebbe interessante. Questo, con Christopher Lambert. Christopher Lambert so che alle ragazze piaceva molto. Personalmente, benché l'avessi molto apprezzato nel film che l'aveva un po' rivelato, che era Greystock, era la versione realistica di Tarzan, la leggenda di Tarzan, Signore delle Scimmie, a me non ha mai fatto impazzire Christopher Lambert. Mi era piaciuto molto Highlander, ma il film, diciamo, nonostante su, aveva questi occhi un po' convergenti che mi ricordava un po' un siamese che avevo in casa e che non era il gatto più intelligente che io abbia mai avuto. E devo dire che francamente era bello quel Tarzan, che era diretto da Hugh Hudson, regista inglese, ma anche le mie amiche erano appassionate di quando andavo già allora, qualche volta riuscivo ad andare alle proiezioni stampa e mi regalavano spesso le fotografie e quando si trattava di Christopher Lambert, alla fine era un modo per attirare l'attenzione delle mie compagne di scuola perché tutti, ah, però dai, dammi Christopher Lambert, dammi. Per cui alla fine, no, non era Bess Müller, Dario, ti parlo di un Tarzan del 1985, così a memoria, adesso controllo su Morandini, un Tarzan realistico che anche è stato, credo, il primo film, o comunque il primo film importante di Andy McDowell, ed era un Tarzan realistico, vediamo un po', Greystock, vediamo, Greystock, la gente, 84, sbagliato di un anno. Hugh Hudson, che era il regista che aveva fatto un film premiato dall'Oscar con addirittura, questa non la sapevo, aveva vinto un Oscar con Momenti di Gloria e per un po' è stato uno dei registi inglesi che venivano dalla pubblicità più affermati. Poi si è un po' perso per strada, mentre invece è andato avanti un po' più a lungo Alan Parker e ovviamente Ridley Scott, cioè i grandi tre registi inglesi di quel periodo erano quelli. E Matilde sì, e Andy McDowell è quella anche di Green Card, anche quella di Quattro matrimoni e un funerale, anche quella di Ricomincio da capo, anche lì credo fosse una modella passata poi alla recitazione e che a me piaceva molto. Ecco, adesso non so voi ragazze come la pensaste, ma insomma Andy McDowell l'ho sempre trovata molto carina. Dopo il siciliano non mi ricordo bene che cosa ci sia, ma ah sì, no, sapete perché non me lo ricordo? Perché l'hanno girato a Sant'Agata, 5 km per dirci, ma quindi sei riuscito a assistere a parte delle riprese? Perché ormai parliamo di 5-6 anni fa, penso. Era un film carino. Il motivo per cui non mi voglio ricordare il film che c'è dopo il siciliano è che è tipo la 32esima volta che la trasmettiamo in una settimana e c'è un altro passaggio della battaglia di Midway, per cui perdonateci, stanno finendo, tra un po' non li faremo più e quindi vedrete che tra un anno, ah, ma perché non passate la battaglia di Midway? Io dovrò dire perché è scaduto. Però se ecco, non siete ancora riusciti a vederlo è più probabile che sia perché non avevate nessuna voglia di vederlo, però nel dubbio invece lo potete recuperare stanotte. Infine, ci tengo a ricordare che stanotte alle 5:55, quindi in realtà domani mattina, c'è finalmente una chicca che sto annunciando da settimane che poi non riusciamo mai a passare, ma stanotte passa davvero. Io ho programmato il registratore, abbiamo il famoso Buffalmacco e Calandrino, l'episodio I Visigoti, un episodio in due parti, e c'è ragione Matilde, non se ne può più, ma stiamo finendo. Tra un po', dacci ancora un paio di settimane e poi avremo finalmente, ci saremo liberati da tutti questi film in scadenza. Intanto alle 5:55 c'è un film che è un telefilm in due parti che trasmettiamo una dopo l'altra, una alle 5:55 e una alle 6:30, con una piccolissima pausa in mezzo. È una serie interpretata da Ninetto Davoli, diretta da Carlo Tuzzi. Ciao Teresa, buonasera. È ispirata al Decameron di Pasolini. È l'unico spin-off televisivo del Decameron, ovviamente in versione molto meno becera delle mille imitazioni che sono uscite al cinema in quel periodo. Dimenticato dal 73, praticamente non è mai più andato in onda ed è uno di questi piccoli ritrovamenti che ogni tanto ci danno a Rai Movie la soddisfazione
di proporre cose che verranno viste da 6 persone in tutta Italia, però quelle 6 persone forse saranno contente di recuperare una cosa scomparsa dagli schermi da ormai da 40 anni, anzi da più, sono 42 anni che non si vede, che non si vedeva più. Quindi Buffalmacco e Calandrino, ve lo ridico per chi si è messo in ascolto adesso alle 5:55. Ciao Rosita, ci vediamo tra poco. Appena chiuso questo, prometto, vengo e ti seguo. Alle 5:55 la prima parte, alle 6:30 la seconda parte del primo episodio che riusciamo finalmente, dopo tante promesse, a trasmettere, di Le avventure di Buffalmacco e Calandrino. Grazie della pazienza, grazie di avermi anche incoraggiato nelle divagazioni. Credo che, guarda, che piacere essere ascoltato. Io tanto comunque parlerei pure al gatto, quindi alla fine è più piacevole parlare a persone che sono interessate. Credo che Shia LaBeouf, anche se un po' nell'ombra, sta ancora vedendo i suoi film. Tutto sommato, alla fine è andata meglio a voi perché sì, me lo ricordo, la pubblicità di Cracker che faceva il cascherino, andava in giro, pedalava con la bicicletta, era molto carina questa sera. Grazie Gila, grazie a tutti quanti, siete veramente troppo gentili. Mentre Shia LaBeouf continua a vedere film, io mi metto a fare finalmente le famose melanzane. Buona serata, buon appetito e buona The Queen alle 21:20 su Rai Movie.